ottavo tutorial con la cucina di Yayoi. Oggi mangeremo un'ottima ricetta a base di pesce e di verdura, sempre perché la cucina giapponese fa molto bene a chi vuole mantenere la linea e a chi vuole anche stare bene in salute. Allora, come si chiama in giapponese questa ricetta? Allora, oggi cuciniamo saba no misoni. Saba è sgombro, e poi miso è quello pesto di soia. Sì, è bollito insieme E questo. poi ci sono delle verdure che fanno da Sì, contorno. contorno, sì, è verdura, si chiama quello, un piatto di cucina giapponese, tipico tradizionale. Questo si chiama kimpira. Sì, vabbè, dopo. Spiegheremo di che cosa si tratta. Sì. Passiamo allora agli ingredienti. Vediamo che tu, come al solito, hai messo tante salsette lì nelle belle ciotoline di vetro. Di che cosa si tratta? Allora, oggi 600 grammi di sgombro, di intero. Io ho fatto fettine così. Sì, sempre io dico, comunque domandate a pescheria per fare fettine. Io ho tolto, che è quello mezzo spina, sì, e poi quattro Tu fatto. hai tolto la spina dorsale e poi tagliato in quattro, però chi non riesce a fare questo tipo di, diciamo, di pulizia del pesce se la fa fare in pescheria. Sì. E poi oggi facciamo per quattro persone, allora quattro fettine, no? E poi mettiamo sempre questo zenzero, però usiamo un piccolo pezzo così. E poi questo miso. Miso, allora ci sono due tipi, miso bianco oppure rosso. Oggi usiamo rosso, non bianco. E poi due cucchiai di zucchero. Zucchero di canna oggi, però anche bianco va bene. E poi un cucchiaio di mirin, un cucchiaio di sake, questo. Allora, e poi scusami, 300 millilitri di acqua. Sì. Questo è per il pesce. Poi Sì. ci sono altri ingredienti che serviranno a cosa? Sì, allora, oggi questo kimpira. Allora, kimpira è molto tipico giapponese, cucina di giapponese, però noi usiamo per kimpira e si chiama questo verdura giapponese, si chiama gobo, questo lunghissimo, quello radice, però qua non troviamo. Sì, allora per posto di gobo. E io uso due carote piccoli e poi un sedano, quello lungo, sì. Certo, perché per ovviare, insomma, la mancanza di questo ortaggio, così lo possiamo fare anche noi questo contorno. E poi ci sono delle Sì. altre ingredienti. E poi questo per kimpira, allora, 3 cucchiai di sake. Scusami, questo sake, 3 cucchiai di sake, e poi un cucchiaino di sesamo bianco, un cucchiaio di zucchero, anche zucchero di canna, però anche bianco va bene, e poi 3 cucchiai di salsa di soia, no, scusami, 2 cucchiai di salsa di soia. E poi un cucchiaio di olio. Sì, Bene, allora questi io ho sono gli preparato. ingredienti. Sì. Allora abbiamo il sesamo, il mirin, il No, sake. sake, poi abbiamo l'olio, Sì. lo Sì. zucchero e la salsa di Sì, soia. Che sono esatto. insomma un po' gli ingredienti che abbiamo anche ritrovato in altre ricette, più o Sì, meno sì, sono sì, sempre quelli che sì. Sì. tornano. Allora. Poi è molto facile. Tutte cose molto facile, e poi si mangia insieme con riso bianco, è ottimo. Voi quando lo mangiate questo piatto? Normalmente è un piatto comune oppure come la volta scorsa che abbiamo visto la tempura che Sì, invece è un piatto eccezionale? Questo no, si fa sempre.
Sì, è questo veramente di casa. Sì, noi mangiamo anche mattina, pranzo, cena, sempre mangiamo. Sì. Come procediamo adesso, Yayoi? Sì, allora, prima cosa, per il sugombolo, questo zenzero, no? Tagliamo zenzero. Usiamo solo questa parte. Oggi non sbucciamo, kombucha. Sì, perché allora anche prima io ho detto sgombolo è molto, sta bene con zenzero. Sì, grasso come pesce. No, non è questo. Allora, sgombolo un po' odore forte. Sì, allora per cancellare questo cattivo odore è molto bene zenzero. Sì, allora oggi tagliamo sottile sottile. Come delle cipolle, insomma. Sì, sì, sì. Così. E basta. E poi? Sì. A pentola. Una pentola. Mettiamo quello, tutto gli ingredienti. Mirin. Sake, zucchero, poi miso, sì, e poi questo mischiamo bene. Mischiamo bene. E poi mettiamo questo di 300 grammi, 300 ml di acqua. Un po' alla volta in modo da far ben amalgamare. Così. Prendiamo bene. Colore della cioccolata questo, esatto, miso. Però odore è tutta un'altra cosa. Ecco. Ed è più forte il miso bianco o quello là più scuro? Scuro più forte. Bianco più meno. Dolce anche, sì. Questo qua invece è più robusto come sapore. Sì, anche salata, più salata. E poi accendiamo fuoco. E poi quando prima di bollire mettiamo pesce. Sì. Dobbiamo aspettare che arrivi al punto, sì, del bollore. Esatto, sì. Aspettiamo. Allora, abbiamo atteso che, sì, questa salsa andasse vicino al punto di bollitura e adesso che cosa succede? Allora, mettiamo questo zenzero e poi mettiamo sgombolo. Ecco. Allora, quando mette questo sugo oppure quando anche griglia, quando il pesce fa fare bollire, no? Parte da qua. Non, allora bisogna metterlo adagiato con la pancia, diciamo la parte viva sotto, non, la, sì, sì, non il contrario. Sì, sai perché? Da pelle, se fa griglia e anche cottura, viene più curva. Sì, diventa curva. Allora, messo dall'altra parte, insomma, sì, il pesce si piega e sì, non è anche bello, non è bello da vedere. Esatto, sì, sì, bellezza. Ho imparato il fatto della bellezza. Sì, sì, sì. A furia di stare insieme con gli Yayoi, sì, anche io porrò più attenzione alla bellezza dei piatti. Quanto tempo allora starà adesso? Prima, 10 minuti. Così, 10 minuti. Senza coperchio? Sì, senza coperchio. E poi vediamo
e poi dopo un altro circa 10 minuti. Sì. Allora lasciamo così. E poi iniziamo Kimpira. Allora, io un po' tagliato, però faccio vedere comunque Julien. Sì. Noi si chiama Sengiri, come taglia di modo di tagliare, si chiama Sengiri. Lo voglio ricordare perché lo trovo molto bello. Ogni modo di tagliare ha un suo nome. E questa cosa, per esempio, di tagliarli lunghi oppure a cerchio, eccetera, ha un nome specifico. Esatto. Allora, scusami, io intero, se danno intero, io ho tagliato quasi 700 metri e poi Hai tagliato 7 centimetri del sedano, sì. E poi l'hai fatto alla julienne, esatto. La parte del sedano più tenera, sì, naturalmente. Sì, esatto. E poi carote, stessa cosa, lunghezza quasi stesso con sedano. 7 centimetri anche per le carote, sì. E poi le facciamo piccoline alla julienne. Sì, anche io voglio stesso... Lo stesso spessore, la stessa, diciamo, larghezza di tutti e due gli ortaggi. Sì, sì. Questo sempre per l'armonia del piatto. Sì, 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 questo. Va bene. Allora tagliato. Mo, continuiamo. Mentre da questa pentola sale un bello odore dolce di pesce e di zenzero che veramente già sta facendo venire l'acquolino nonostante l'ora, cominciamo invece a preparare quello che è il condimento per il contorno. Sì, allora kimpira facciamo. Allora, già sul fuoco e pentola, già caldo caldo, no? E mettiamo acqua, olio. Poi mettiamo sedano e carote. Facciamo soffriggere, sì, il sedano e le carote nell'olio ben caldo. Esatto, sì. Poi friggiamo 2 minuti. Facciamo insaporire quindi ben bene questi ortaggi. Sì, sì, sì. Così. E poi scusami. La ricetta in realtà prevederebbe anche del peperoncino. Yayoi non l'ha messo dall'inizio proprio perché in realtà ci sono molte persone a cui questo peperoncino, esatto, dà fastidio, per esempio le signore, i bimbi, eccetera. Sì. Però se lo vogliamo mettere, lo possiamo anche lasciare soffriggere all'inizio, giusto? Pochissimo mettiamo, sì, comunque così. Anche. Allora, mo mettiamo questo tutto, ingredienti, prima, scusa, prima sake, il zucchero, salsa di soia e poi fino a senza liquido. Allora, si fa andare sul fuoco questo composto fino a quando la salsa, insomma, non sarà asciutta, quindi rimarranno solamente le carote che intanto si sono cotte in questa bella salsa, quindi si sono impregnate di questa bontà. Sì, esatto. E poi questo pesce, continuiamo questo, passato 10 minuti circa, no? Allora, sono passati 10 minuti da che il pesce era stato messo, sì, nella pentola con la salsa, lo zenzero e, sì, ricordiamo sempre con la pancia giù per non farlo così accartocciare. Adesso, esatto, che cosa succede? Dopo 10 minuti, piano piano, questo sugo mettiamo sopra e poi un altro 5 minuti cottiamo,
cuociamo per altri 5 minuti, sempre facendo un po' questa operazione di coprirlo con il sugo. Mentre nell'altra pentola vediamo che gli ortaggi continuano a cuocere. Quindi insomma è interessante questa ricetta anche perché, come vedete, si può, diciamo, giostrare su uno stesso fornello, insomma su una stessa cucina, sia il secondo che il contorno, quindi si fa anche più velocemente. Sì, è molto molto semplice come cucina. E comunque mo fra poco, guarda come caramellare. Allora sì, gli ortaggi hanno proprio assorbito questa salsa, che poi ricordiamo, dal momento in cui c'è lo zucchero, ha un leggero senso caramellato, esatto. Quindi è dolce. Sì. E poi io sempre dico, allora, cucina italiana, di verdura, sempre cottura di tanto, no? E voi cottura tanto. Però noi non così, perché noi vogliamo divertire questo di verdura di croccante, sì, dentro la bucca. Sì, allora. E questo poi tra l'altro è anche meglio dal punto di vista nutrizionale, perché abbiamo saputo, insomma, da chi si occupa di nutrizione, che la verdura meno è cotta e più conserva tutti i suoi principi. A parte, insomma, delle verdure che sono più difficili da mangiare crude, però insomma le crudite fanno bene. Esatto. Allora, mo quasi pronto. Guarda, non c'è più. Adesso che tutto il sugo è stato così asciugato via da questi ortaggi, che cosa facciamo? E mo spegniamo e poi mettiamo una ciotola, e invece questo fra poco, ok, sì. Gli ortaggi sono fatti e anche il pesce ha raggiunto la cottura giusta. Sì. Cottura giusta, se cottura è troppo e viene duro, pesce duro non va bene. Allora spegniamo e poi mettiamo. Cosa c'è scritto su questo piatto? Allora, questo piatto ho fatto io anche. No, ma allora tu sei la donna dalle mille virtù, l'hai fatto tu. Questo scritto pace. Sì, molto bello. Sì, grazie. Mettiamo uno centro, un po' di sugo e poi decoriamo un po' di zenzero sopra. Così, ecco questo pronto. Poi mettiamo anche spadelliamo le verdure, come si dice con un verbo che non mi piace tanto, però le togliamo dalla padella, le mettiamo in questa bella terrina nera che poi è abbinata molto bene anche col piatto che ha realizzato Yayoi, e quindi insomma le sistemiamo lì. Sì, allora mettiamo sempre così montagna, decoriamo montagna, va bene. E poi mettiamo questo sesamo sopra, ecco, questo pronto. E buon appetito, è il caso di dire, perché veramente un odore buonissimo. Buon appetito. Siccome i tutorial con Yayoi non sono solamente cucina, ma sono anche un po' un itinerario nelle culture diverse e molto lontane, anche dal punto di vista geografico, del Giappone e dell'Italia, chiediamole qualche cosa per quanto riguarda il galateo, cioè l'educazione in tavola. Cosa fare, cosa non fare quando ci si siede a una tavola giapponese? Esatto. Allora, quando sediamo a tavolo, comunque sì, ora un po' cambiato, ora giovane, però tradizionale, comunque quando sediamo sempre papà è capotavolo, sì, e poi attorno, prima cosa papà deve sedere, poi dopo sediamo
Sì, tutti alberi. Prima si accomoda il padre di famiglia. Sì, esatto. E poi veramente mamma ultimo deve sedere. Prima i figli e poi dopo la mamma. Sì, e se ci sono degli ospiti, si siedono dopo il papà? Sì, ospiti sempre, sì, capotavola, e poi dopo vicino papà, e poi tutti. E poi quando c'è ospite anche, non vorrei mamma, questo signora, non meglio non sedere insieme, questo un po' anni fa, sì, perché lei deve lavorare, lei deve cucinare, non si può mangiare con tutti quanti insieme, però ora non ho cambiato, sì. Altre cose che riguardano proprio, sì, il modo, per esempio l'utilizzo delle bacchette, sì, del, sì, piatto. Sì. Allora, per noi è molto importante l'educazione di... ci sta cosa importante, sì, io dico comunque questo, no, così, piatto ci sta, e poi bastoncini ci sta, no, per noi veramente meno educazione, quello fa rumore con questa. Allora, perché quando noi occidentali ci troviamo di fronte ai bastoncini la prima volta e non sappiamo tante cose, guardiamo questo oggetto così in attesa, sì, cominciamo a fare quelle cose un po' a tamburellare, cioè, e loro questo, insomma, ci perdonano perché siamo turisti, sì, però per loro non è una cosa, bambini, insomma, fatto bambini bene. I bambini fanno questa cosa, genitori, ma arrabbiano, sì, no, non fare questo, non si fa così. E poi un'altra cosa, quando mettiamo questo, una ciotola a riso bianco, no? Mettiamo così, però noi non mettiamo tanto, anche questo meno educazione, mettiamo pochissimo, perché allora quando nostro funerale, no? Quando una persona è morta, e noi con morto e persone molto, mettiamo questo riso tantissimo così. Quando si fa il pasto funebre, insomma, sì, voi vi ritrovate dopo che è morto qualcuno, esatto, a differenza delle altre volte si fa una montagna di riso, sì, e esatto, si mangia in maniera diversa, sì, in segno di lutto, sì, come? Allora, e poi mettiamo questo bastoncini mezzo, così, e poi fianco di morto, mettiamo. Insomma, un'offerta al morto, diciamo, sì, sì, così. Sì. Invece, come, allora, si mettono i bastoncini normalmente? Allora, mai mettiamo, quando mangiamo, mezzo così. No, piedi no. Allora, sempre mettiamo qua, giù, sì. E poi mangiamo, poi quando non mangia, mettiamo sempre sotto. Allora, avete capito, non si lasciano... Sì. I bastoncini conficcati nel riso, sì, ora non così, dito, vabbè, però, facciamo finta, sì, che rimangono così, perché questo è un segno di lutto, sì, cioè si fa, esatto, durante un pasto dopo che è morto qualcuno, e porta, sì, sfortuna. Esatto. E poi un'altra cosa è porta sfortuna, io insegno, comunque quando mangia, allora, cucina giapponese, mangiamo un piatto con tutti quanti. No, sì, un piatto di, diciamo, di portata a cui tutti quanti attingono. Esatto, non è come voi, ognuno, sì, è piatto. Allora, esempio, questa cosa, mangiamo con la famiglia e tutti quanti portiamo bastoncini. È un po' caso, è con io e qualcuno, volevamo mangiare insieme questo, così, e poi se... attacchiamo, allora, se lei e un'altra, sì, persona, sì, contemporaneamente attingono a questo piatto, sì, e toccano malauguratamente, sì, i bastoncini, sì, sì, questo è segno di sfortuna, ma c'è una ragione, sì, perché questo è un segno di sfortuna ed è molto elaborata questa, sì, ragione, vediamo, sì, se Yayoi ce la spiega. Allora, perché anche questo di funerale, nostro funerale, comunque corpo di morto, bruciamo,
dopo bruciato rimane solo osso. Allora, questo osso dobbiamo prendere con famiglia, con amici e con tutti quanti, una raborta, osso, allora ci sta osso qua e poi ci sta qua una ciotola e dobbiamo mettere questo osso a ciotola, però una raborta. E come facciamo? Un osso prendiamo ogni 2-3 persone insieme con i bastoncini, tutte. Più persone toccano insieme l'osso col bastoncino. Sì. Ecco perché quando poi i bastoncini si incontrano in un pasto che non è quello là del funerale, porta sfortuna. Esatto, da questo è venuto questa educazione. Allora noi questa cosa sulla tavola facciamo attenzione. Sì. L'ultimo capitolo che ti volevo chiedere era quello là della frutta, sì. Perché noi la mangiamo in tutta un'altra maniera. Sì, voi è un... frutta, sì, anche io volevo spiegare. Voi quando mangiate frutta, ognuno come vorrete, no? Mele prende e poi sbucciare, ognuno. Fate questo, invece noi no, mai facciamo questo. Già mamma, diciamo sì, mamma, no? Dopo mangiato, piedi e va cucina e poi frutta, tutta di frutta, tutto sbucciare, tagliare tutto. Come una macedonia, insomma, taglia tutta la frutta. Esatto, sì. Si fa la mamma. Mamma, si fa mamma e poi porta a mezzo tavolo e poi tutti quanti mangiamo. Ed è più comodo allora perché mangiate più frutta. È molto comodo, sì. Allora, mamme italiane, fate anche voi così, perché noi ci scocciamo di sbucciare la frutta. La frutta fa bene. È vero, sì. Siccome questa trasmissione, noi ne siamo fieri per la verità, viene vista anche in Giappone tramite internet, Yayoi voleva salutare qualcuno al di là del mare. Aki-chan, genki! Iaka-chan, unde ne! Sì, va bene. Allora, e questo era un saluto, io non ve lo traduco anche perché potrei. Allora, bando agli scherzi, Yayoi vuole diffondere la cucina e la cultura giapponese, è ben lieta di farlo, potete telefonarla, ora vi dirà il numero, prendete nota in modo che cuciniamo insieme. Allora, 349-6000-380, minasan isshoni oryori shimashou, cuciniamo insieme.